elenco, che c'è il vostro professore Emanuele che ha favorito la vostra partecipazione, poi c'è anche una registrazione in atto. Possiamo iniziare? Bene, allora iniziamo dando il benvenuto al Galilei Luxemburg a un super preside, Paolo Bosisio, che accogliamo con un all'aiuto, all'intercessione, no, del professore Emanuelli. Paolo Bosisio è un preside, ma è anche uno scrittore, un regista, un docente universitario, quindi davvero tante cose, no? Una personalità ricca e poliedrica, e soprattutto la sua presenza qua è, diciamo, un modo per ripercorrere lo spaccato di una scuola che sta cambiando, no? Che è cambiata moltissimo, no? Con gli occhi di chi è stato davvero un protagonista autorevole. Quindi ha scritto anche un libro che vedo, quando il preside portava il grembiulino, e quindi un titolo curioso, ma che va proprio a rievocare il suo passato, e quindi un po' il passato e il presente della scuola. Direi di dargli subito la parola. Ringraziamo ancora il vostro professore, il professor Emanuelli, per aver favorito questo. A lei la parola, si accomodi pure. Grazie. E i ragazzi la ascoltano con piacere. Prima di passare, grazie preside, grazie molte, preside vera, perché io attualmente sono preside finto. Lei mi ha definito un super preside, ci sta, nel senso che non sono un vero preside, anche se per 12 anni, a un certo punto della mia vita, sono stato preside di un liceo. Quindi un po' preside sono stato. Prima di dare il microfono al mio amico Emanuele, che è uno dei miei intervistatori più fedeli da tanti anni, siamo amici, lui si occupa di radio principalmente in maniera molto, direi, eccellente, ecco, e quindi ogni tanto mi tira dentro, anche perché appunto nella mia vita ho fatto diverse cose, allora qualche competenza ce l'ho. Intanto grazie per avermi ospitato, grazie per la vostra accoglienza affettuosa. Io non mangio i ragazzi, come avrete ben capito se guardate le serie con attenzione, a me i ragazzi piacciono, tutto al contrario di quello che sembra ogni tanto quando mi girano, e sono anche parzialmente spinto, parzialmente obbligato a reagire in maniera anche molto dura, ma io sono una persona a cui i ragazzi piacciono, a cui piace la scuola, e quindi sono felice di essere qua. Allora, pronto, usiamo l'altro microfono. Allora, buongiorno a tutti. Allora, la scuola per voi è un momento formativo, ma un momento di grandi incontri. Poi nella vita vi capiterà, e questo capita quando facciamo radio, tutti gli intervistati mi dicono che ancora o hanno amici dai tempi della scuola, persone di 40-50 anni, oppure si ritrovano con i compagni di scuola dopo tempo. Questo cos'è? È l'allarme antincendio. Ah. Capita. No. È normale. Niente di... Ah, è normale. Massimo mi butto. Allora, io ho conosciuto... Ecco, magari aspettiamo un secondo. Ecco. Io ho conosciuto il professor Bosisio ai tempi della scuola, lui faceva il professore universitario, anzi era l'assistente allora, del professor Bezzola, un grandissimo professore di letteratura italiana. E poi quando lui ha fatto il preside, credo non ci siamo incrociati, no, era prima. Ma prima tu, e io sono arrivato poi allo studium, ma c'era la sua impronta. Poi mi è capitato, ecco, di fare il giornalista e di intervistarlo, cioè... Da quanti anni ci conosciamo? Lui è un altro... L'80, hai detto l'80? Sì, l'80. 50 anni. Lui è un altro Paolo, che è Paolo Pilliteri, che poi farà il sindaco di Milano, che era mio professore anche lui, ricorrono sempre nella mia vita. Quindi la scuola, io ho passato una vita a scuola, da quando ho, e partiamo poi quando il preside portava il grembiulino, da quando andavo addirittura all'asilo, fino a oggi, sono sempre stato da 5 anni fino a adesso, sempre nelle scuole. Il grembiulino voi lo portavate? Sì. No? Ah, sì? Cioè, all'elementare. All'elementare? Beh, anch'io all'elementare, non alle medie. Allora questo non è cambiato, l'unica cosa che rimane.
No, beh, qualcosa è cambiato. Io indossavo il mio meraviglioso grembiulino nero con fiocco azzurro alle elementari. E siccome avevo una nonna un po' raffinata, aveva la pretesa di farmi fare il grembiulino di un tessuto di lana che viene adoperato normalmente per fare gli abiti da sera degli uomini, gli smoking. Si chiama mohair. È un bellissimo tessuto, ha un difettuccio che gratta, gratta. Quindi io odiavo i grembiulini da ricco e sognavo i grembiulini di cotone De Lupim che i miei amici un po' meno ricchi, un po' meno fortunati di quanto fossi io allora, poi per fortuna ho smesso di essere ricco, ma qualche anno lo sono stato di famiglia, potevano indossare. In compenso vi voglio dire che per tutte le medie, quindi fino alla fine della terza media, io sono andato a scuola, ovviamente a piedi, non si facevano altri, non si usavano altri mezzi, con i pantaloni corti. Non mezza e mezza, corti, cioè un bel po' sopra il ginocchio, perché mia madre, che era una donna rustica, mi diceva che sono robe da fighetta, quelli lì con lunghi, un po' all'inglese, corti. A Milano faceva molto più freddo di adesso, c'era una nebbia pazzesca, non si vedeva dall'altra parte della strada, quindi io arrivavo a scuola con le gambe viola, come due cotechini, mai preso l'influenza. Vai, vai. La scuola cambia e la scuola del preside Bosisio, del professor Paolo Bosisio, era diversa da quella mia. Ci sono 15 o 16 anni di differenza tra me e lui e beh, intanto lui lo scrive nel libro che io ho definito una storia del preside Bosisio, ma è una storia anche della scuola italiana e d'Italia, com'è cambiata l'Italia dagli anni 50 a oggi. Perché giustamente scrive il professor Bosisio che ha schivato per poco la Seconda Guerra Mondiale, nasce proprio poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre io nasco nel 1962 e questa è un'altra storia. Una storia completamente diversa. Pensate che mia mamma ha perso in guerra quattro cugini e il fidanzato, quindi se non ci fosse stata la guerra, io non so se sarei stato, ma avrei avuto un padre diverso, con notevoli benefici, credo. Detto questo, mia mamma mi ha parlato sempre e solo di guerra. Quando ero bambino l'unico argomento era la guerra. Per qualunque occasione si parlava della guerra come di una terrificante esperienza vissuta, non vista in televisione, ma vissuta, con la fame. Mia mamma diceva che facevano il pane con la segatura e che lei aveva sempre fame e lei era stata sfollata. Vuol dire che c'erano i bombardamenti in città e mandavano le famiglie fuori, nei paesi più piccoli, era sul lago di Lecco e siccome frequentava il Parini veniva da Lecco in bicicletta tutte le mattine, non so se mi spiego. Ecco, dopo c'era gente che si lamenta, ama l'autobus, la metropolitana, in bicicletta. Io tutto questo l'ho schivato, ma mia madre era terrorizzata perché noi eravamo due figli maschi e io sono nato nel 49. Mio fratello è nato nel 50, quindi quando avevamo 10 anni, mettiamo nel 60, la guerra era finita da 15 anni, mia mamma aveva il terrore che venisse un'altra guerra, perché dopo aver perso quattro cugini e il fidanzato, rischiava di perdere i figli. Grazie al cielo questo non è successo, di guerre non ne sono più venute, almeno in Italia. E quindi vabbè, io ho fatto il militare, non so se ne parlo qua, non mi ricordo, no, non credo di parlare del militare qua, perché questo libro abbraccia il periodo, in seguito, diciamo, dal mio non asilo, perché non ci sono mai andato all'asilo, fino alla fine del liceo. Io ho fatto il liceo classico, ecco, racconta la mia vita di scolaro, ma appunto, come diceva Emanuele, approfitto per parlare di tante cose, anche per far quattro risate, perché a me piace moltissimo sorridere, essere allegro, e quindi cerco sempre di trovare nelle cose il lato gradevole, anche quando non lo sono. E per esempio parla, la domanda già lo scrive nel libro, madre, padre, nonni, voi li avete i nonni, com'è la figura del nonno oggi e com'era allora? Allora, sentiamo, il mio è un caso un po' particolare. La mia famiglia era una famiglia quasi normale, non del tutto. Dalla parte di mia mamma c'erano due nonni.
un nonno molto ingegnere, molto in carriera. Avete presente i tram, quelli vecchi che ci sono a Milano con la punta? Sono esagonali, credo. Li ha progettati mio nonno. Nel 1928 mio nonno era direttore generale dell'ATM, che c'è ancora, all'epoca si chiamava RATM, Regia Azienda, eccetera, e ha progettato quelle robe lì. Quindi ero un normale ingegnere, molto in carriera, con una moglie insopportabile, mia nonna materna era una roba insopportabile, ma che lui aveva deciso, si era votato a sopportare. Infatti mio nonno siede alla destra del padre, su questo non c'è dubbio, e non so dove l'aveva messo lei, spero lontana. Dall'altra parte, ecco il quasi normale, avevo una nonna, la mamma di mio padre, fantastica, una donna strana, modernissima, era una maestra delle elementari, non è che avesse studiato, però era una donna colta, una melomane, adorava la musica, è lei che mi ha attaccato la passione per l'opera lirica, eccetera, salvo che lei era una, credo, una bella ragazza, la giovane, aveva un po' di ambizioni, voleva insomma entrare nella buona società, e siccome lei veniva da una famiglia molto modesta, ha aspettato, non si è sposata subito. Quando ha trovato il pollo, cioè mio nonno, lo ha rapidamente sposato. Mio nonno era un commerciante di legnami, veniva chiamato motorino perché era uno che non stava mai fermo, continuava a lavorare, a correre destra e sinistra, solo che lei l'ha sposato quando è stata certa che sarebbe durato poco, e infatti l'ha sposato, hanno fatto un figlio, mio padre, e poi mio nonno è morto, per cui mia nonna si è trovata il bambino e un certo numero di soldi, salvo che mia nonna, donna modernissima, non era mica innamorata di quello lì, era innamorata del suo cugino, suo cugino primo, il quale era il comandante dei pompieri di Bologna, un ingegnere anche lui. E quindi, dopo che è morto il nonnetto, quello di passaggio, diciamo così, mia nonna ha sposato il cugino, stesso nome, stessa famiglia, cugini primi, stesso cognome, e questo è stato il mio nonno migliore. Era un finto nonno, non era mio nonno, perché era secondo marito mio nonno, è stato un nonno meraviglioso, mi ha insegnato un milione di cose e mi ha dedicato tantissimo tempo, e io vi devo dire, non so se a voi faccia piacere o meno, ma i ricordi più belli per me sono il tempo che mi è stato regalato da mia mamma, che era un medico e che lavorava, che però trovava sempre il tempo ad occuparsi delle mie letture, della mia scuola, in una maniera piuttosto severa. Però, viva Dio, non ho avuto nulla da mio padre, quindi mio padre non esiste nella mia memoria, perché non mi ha mai dedicato 5 minuti, quindi non ha fatto nulla nella mia vita. Da mio nonno, quello dei tram, a parte il tram, era simpatico, raccontava sempre le barzellette, però invece questo nonno finto è qui nel mio libro, ma nel mio cuore. Io poi a casa ho il tavolo dei morti, ho un tavolino sul quale ho messo tutte le foto di morti, e ci sono solo un certo numero di miei parenti. Per esempio la nonna, quella là, non c'è sul tavolino perché ha rotto le palle, non ho mai potuto soffrire, perché me la devo vedere anche adesso che è morta da 30 anni. Mio padre ha una sporadica presenza, c'è una fotografia, un atto dovuto. Ci sono purtroppo 3 miei allievi, perché facendo il professore 31 anni ho perso 3 allievi, purtroppo. E ci sono, cioè, della mia nonna, quella lì così furba, intelligente, ce ne sono una marea. E del mio finto nonno anche. Poi volevo sentire i ragazzi, i nonni. Qua è abbastanza uguale nonostante il cambio di generazione. Allora, un nonno era morto durante la guerra, durante la Resistenza. Un'altra nonna è morta prematuramente, non l'ho neanche conosciuta. Un'altra è morta quando avevo 4-5 anni, quindi ho dei ricordi vaghi, mentre una nonna, e qui c'è un nesso con il professor Bosisio, anzi uno e mezzo, era una donna che parlava solo e esclusivamente in milanese, e andavo a casa sua ed era il momento di liberazione, finiti i compiti, e è proprio un destino per me. Ascoltava la radio, io ero ascoltare la radio con i radioloni, poi finisco in radio quando ho 14 anni. Il destino. No, i nonni sono importanti. Ma qualcuno di voi ha un rapporto?
ha e ha il coraggio di dire che ha un rapporto speciale con i suoi nonni, con uno dei suoi nonni. C'è qualcuno oppure i nonni ormai sono figure del passato, museo? Ah, vabbè, poveretta, quello lì, se uno non li ha conosciuti, ciao, buonanotte. Però se qualcuno ha la fortuna di averli conosciuti, magari ce li avete ancora, voi avete, cosa avete, 16-17 anni, voi immagino, no? Grosso modo. Quindi potreste averli ancora i nonni. I miei nonni sono morti che io ero un adulto. Dipende da che tipo di nonni. Cioè, io tre ce li ho, uno è morto quando avevo un anno. E basta. Se lo ricordi sì, poco. Basta, gli altri sono immortali. Beh, questo indica una scarsa presenza, adesso per carità, se poi sono morti non è colpa di nessuno, però una scarsa presenza nella formazione per me sono stati importanti, eh? Cioè mio nonno mi ha detto tante cose, cioè non so voi da dove la imparate la vita, non lo so, ovviamente dai social, ma quello che imparate dai social è una fotocopia un po' scolorita, ma la vita, cioè i valori, i rapporti fra gli esseri umani, c'è qualcuno che ve le insegna, che ve ne parla, non che ve le insegna. A parte i professori, ma i professori sono degli estranei, anche se sono simpatici, poi loro devono insegnare le loro materie. Io ho sempre ficcato il naso nella vita privata dei miei allievi quando facevo professore, ma c'è qualcuno che mi dice sì, mia mamma, mio padre, mio fratello, mio cugino, c'è qualcuno che sente di essere formato da queste persone? Io mi sento formato dal mio genitore. Scusa? Io mi sento formato dal mio genitore. Ecco. Qualcun altro? Anche io. Dai miei genitori, sì. Dai miei genitori. Genitori. Genitori, va bene. No, perché io per esempio a mio padre assolutamente no, e non c'è mica da vergognarsi. Mio padre si faceva gli affari suoi, non si è mai occupato di me, quindi io da lui non ho imparato nulla, nulla. Da mia mamma ho imparato tutto. E da quel nonno lì, e dalla nonna. Ecco, da loro tre io ho avuto, però non è mica poco, eh? Tre formatori in famiglia, non è poco. Io sono stato fortunato, credo. Cercate, se ci riuscite, se mi consentite un timido suggerimento, cercate di non perdere i contatti umani, perché il pericolo che voi correte è proprio quello. Io non ho niente contro il mondo in cui vivete, nel quale cerco di galleggiare come un povero vecchio dinosauro per non essere sepolto dalle acque. Però perdere completamente i rapporti umani veri, diretti, quelli guardandosi nelle palle degli occhi, secondo me non aiuta. Allora, e poi c'è un altro punto, parla della televisione. Ecco, e anche qui, quando sentiamo, voi guardate ancora la televisione o va solo la rete oggi? Facciamo che per capire, chi guarda ancora la televisione alzi la mano. Non importa, la televisione, il 5%. Gli altri, per esempio, la mia serie voi la vedete sui social, non la vedete in televisione. No, io su Rai Play, su Rai Play. Su Rai Play. Ecco. Io l'ho visto su Rai Play. Mi sono rivisto l'altra sera. Ho capito. Ecco, qui è cambiato e le generazioni si vedono, perché il professor Bosisio scrive di alcuni programmi che poi magari spieghiamo quali erano, e la televisione era ancora in bianco e nero e due canali. Quando arrivo io, alla vostra età, più o meno, i canali erano tanti, nascono le TV locali, e Antenna 3 Lombardia, dove c'era anche questo signore che ci sta riprendendo, ci conosciamo dai tempi delle TV locali. Io ho iniziato a lavorare a 14 anni, sia in radio, facendo il fattorino e studiando la sera, e la televisione stava per arrivare a colori. E quali programmi? Ah, ecco, e quella famosa mia nonna, lei era una donna simpatica, parlava in milanese, conosceva mezza Milano, ma vediamo se rispetto ai tempi del professor Bosisio era così, era, non direi conservatrice, ma una che diceva che già la televisione non era una cosa bella, vedere la televisione, lei ascoltava sempre la radio. Questo mi è rimasto ancora oggi, perché alla radio preferisco, alla TV preferisco la radio. La televisione è entrata in casa mia quando avevo 18 anni. Non perché non ci fosse. Io la prima volta che ho visto la televisione di anni ne avevo 6.
quando è arrivata la televisione, e l'ho vista in, nella casa del figlio di una maestra delle elementari che aveva la passione per l'elettronica e che si era costruito un televisore nel quale non si vedeva niente. Sembrava che nevicasse e basta. Però, ecco, l'ho vista lì. Dopodiché mia mamma non ha mai comprato la TV. Io me la sono comprata a 18 anni, mi sono comprato un Brion Vega, piccola così, bianco e nero, ben inteso, e ho cominciato a vederla un po' ogni tanto la sera. Mia madre ascoltava la radio moltissimo, e devo dire che l'ascolto anch'io, non come mia mamma che l'ascoltava seduta in poltrona, io l'ascolto quando guido o in altri momenti. Però ascoltava molto la radio e riteneva che la televisione fosse un po' un passatempo per scemi. Devo dire che non è che non è vero che fosse solo quello, però c'era il rischio di scambiarlo per un passatempo per scemi. Non mi è mancata molto la TV, certo che mi divertivo il sabato quando andavo dai nonni tram, quell'altra, loro avevano la televisione e allora avevo la possibilità di vedere, metti, dalle 7 fino alle 9. Alle 9 c'era una cosa che si chiamava Carosello, che era una trasmissione pubblicitaria che poi ho fatto io per tanti anni quando lavoravo in Rai, e arrivavo fin lì e quindi lì mi divertivo un sacco, perché era come andare al cinema, un'ora e mezzo, due ore, non importava quel che si vedeva. Anche l'altra nonna aveva la TV, ma a casa mia no. Devo dire che io ancora oggi ovviamente ho le televisioni, però a parte le notizie, molto difficile che io stia davanti alla TV, ci sono così tante altre cose da fare. Non mi diverto, non mi ha mai divertito molto, perché trovo che la qualità media della televisione generalista sia bassa. Certo, se uno va a vedere i canali specifici, il canale sugli armadilli e le locuste, oppure il canale dove fanno vedere solo le partite di biliardo, se ha passione per quella roba lì è una meraviglia. Però la generalista, ancora oggi, senza offesa, ma quando sento la Maria De Filippi mi viene male, mi viene voglia di fuggire. Cioè, dico, ma perché devo sentire questa? O altre cose. Ogni tanto ne vedo, non so, mi pare L'Eredità, oppure Quello che casca nel buco. Adesso non so neanche come si chiamino, perché mi capita di accendere la TV, 5 minuti li vedo e poi trac. Ecco, quindi la televisione non mi ha formato, ma non ci dimentichiamo che nei miei anni la televisione ha cominciato a svolgere un ruolo importantissimo con una trasmissione in bianco e nero tenuta da un maestro delle elementari che si chiamava Manzi, Non è mai troppo tardi. Tenete conto che in Italia c'era il 65-70% di analfabetismo totale e quella trasmissione ha aiutato un bel 10% di italiani a iniziare a scrivere e a leggere, che è un fatto di civiltà straordinario. Oggi ci sarebbe bisogno di altri tipi di alfabetizzazione, perché il mondo, per così come va, sta diminuendo moltissimo, per esempio, le vostre capacità di comunicare con la lingua. Usate dei pezzettini minuscoli della lingua. Ma questo non è colpa vostra, è il mondo in cui vivete che vi sta portando, no, a semplificare. Sarebbe molto, molto interessante, se voleste credermi, ma non mi crederete mai, allargare un attimo i vostri confini e accorgervi che il mondo è un'altra roba da quella che credete voi. Carosello era una trasmissione di 5, ma neanche 10 minuti, 5 minuti, dove facevano della pubblicità con delle scenette comiche. E comico me, gialle e anche gialle e tante altre cose. A me dicevano sempre, non so se anche al professor Bosisio, a letto dopo Carosello. Ci mettevano a letto alle 8:30. Voi a che ora andate a dormire? Facciamo così: chi va a dormire mediamente dopo mezzanotte? Sempre. Allora diciamo il 50%. Dopo l'una? 20%. Per noi pensare, adesso vi dico una cosa che vi fa inorridire. Sentite un po', la televisione, come detto, non c'era a casa mia, anche a me mandavano a letto dopo Carosello il sabato quando ero da mia nonna, che venivo preso e accompagnato a casa, ma gli altri giorni non la vedevo. Sapete cosa facevo la sera? Anch'io. Leggevo.
E siccome anche lì c'era l'ordine di spegnere la luce, i genitori erano un po' oggi direste fascisti, non sapendo cos'è il fascismo, erano diciamo un po' autoritari, ecco, così è meglio. Mia mamma mi diceva: bene, adesso andate a letto, avete mezz'ora per leggere e poi spegnete la luce. Siccome io alle 9:30 metti, una cosa così, no? Andavamo a letto alle 9 o alle 8:30, mezz'ora, tre quarti d'ora, poco dopo le 9 dovevamo spegnere la luce. Ma siccome io adoravo leggere, cosa facevo? Mi mettevo sotto le coperte con una pila in mano, una torcia elettrica in mano, e leggevo. Voi penserete che io sono un pazzo, ma era divertentissimo. Si crepava di caldo sotto le lenzuola, immaginatevi, casa riscaldata, coperta, la coperta perché non si vedesse la luce fuori, perché il lenzuolo solo si vedeva la luce, e mi sono tanto divertito. Ho letto tante cose, alcuni di questi libri me li ricordo ancora. Mi ricordo Sesto Continente di Folco Quilici, che era un libro sulle profondità marine, sulla vita marina, che ho iniziato a conoscere attraverso quel libro sotto le coperte. E non me ne pento, però io capisco che voi facciate altro, è normale, eh? È passato un secolo fra me e voi. E una cosa diversa dalla mia generazione, e mi avvicino più alla vostra, c'è una figura che è quella della tata, spieghiamo cos'è, che io non avevo e non avete neanche voi. La tata. Allora, io ho avuto la tata, cioè ho avuto quelle che oggi si chiamano babysitter, ma non è la stessa roba. Perché non era una che arrivasse alle 5 del pomeriggio, la sera alle 8 perché mia mamma lavorava, oppure che venisse la sera se mia mamma usciva. No, era una signora che viveva con noi, eravamo due noi, e che si occupava di noi dal momento che mio padre non c'era e mia madre faceva il medico e aveva poco tempo. Quando aveva tempo si occupava in particolare della nostra istruzione e della nostra educazione, ma della vita comune, andare in palestra, andare dai nonni, andare a scuola, eccetera, eccetera, lei non aveva tempo di occuparsi. E quindi si occupava questa signora, che è stata 14 anni a casa mia e che ha svolto una funzione molto importante. Certo non di tipo culturale, perché non era una donna colta, ma di tipo affettivo e comunque di presenza fisica, anche fisica e affettiva, determinante. Lei preferiva mio fratello, ed era giusto così, perché mia nonna preferiva me, e quindi lei voleva compensare. Queste sono cose che, non so, forse vi fanno anche un po' ridere, ma insomma, la tata che preferisce il fratello. Ma sono tutti pezzetti di una vita che si costruisce. Parliamo adesso della scuola, appunto. Non ha fatto l'asilo, io ho fatto l'asilo, ma vediamo la scuola elementare. Com'era allora la scuola elementare, gli esami? Allora, devo dirvi questo, io ho un fratello che ha un anno e quattro mesi meno di me. Lui le ha schivate tutte, una cosa da pazzi, cioè, partiamo, l'asilo, come dicevo, non mi è mai molto piaciuto, quindi poi eravamo in due, ci facevamo compagnia. Dalla prima elementare abbiamo fatto le stesse scuole negli stessi istituti. Io in seconda elementare ho dovuto affrontare il mio primo esame, un esame con possibili bocciature, vale a dire, per andare dalla seconda alla terza ti potevano bocciare. Arriva mio fratello l'anno dopo, esame di seconda elementare cancellato. Quinta elementare, esame di quinta elementare, l'ho fatto io, l'ha fatto mio fratello, era l'esame conclusivo del primo ciclo. Ma attenzione, quando noi andavamo a scuola non c'era la media unica come voi, c'erano due scuole, la media e l'avviamento professionale. La media, tre, perché? Perché l'avviamento commerciale. O commerciale, ecco. Diciamo, la media era pensata per quelli che progettavano di andare avanti con gli studi. Invece le altre due, a questo punto, gli avviamenti, come dice la parola, erano avviamenti al lavoro. Quindi erano corsi di tre anni, più pratici, no? E che, finiti quelli, non permettevano di andare al liceo. Quindi non è che uno potesse cambiare idea, perché dopo tre anni di quella roba lì andavi a lavorare. L'avrete forse visto, se avete visto il collegio di quest'anno, che gli autori hanno voluto ricreare, almeno per un po' della serie, questa doppia classe. Bene, io
quindi ho fatto l'esame di quinta, ma volendo far la media non ci potevo entrare automaticamente. Subito dopo l'esame di quinta ho dovuto fare l'esame di ammissione alla media, per il quale ho dovuto preparare un programma. Mio fratello, cancellato, non l'ha fatto. Poi mi sono iscritto alle medie. Naturalmente nelle scuole medie c'era il latino obbligatorio fin dalla prima, grazie al Signore, per cui io ho imparato il latino, che si impara esattamente come qualunque altra cosa, senza particolari difficoltà, è meno difficile il latino del tedesco. Beh, ho imparato il latino così bene che in seconda media, cioè dopo solo 2 anni, traducevo già qualche autore, precisamente Giulio Cesare lo traducevo dal latino, era un autore semplice. In terza media traducevo Sallustio. Questo è toccato anche a mio fratello, perché alle medie non c'era scelta, c'era il latino, punto. Poi c'erano molte altre materie e tenete conto che la bocciatura era sempre possibile. Non era una cosa da manicomio, adesso io hanno bocciato uno, lo hanno tagliato fuori dalla vita, dal mondo, tutte minchiate catastrofiche. Bocciavano alcuni somari, non dico che fosse costruttivo, ma insomma era somari loro, non è che fosse colpa dei professori. Non mi hanno mai bocciato alle medie, ho fatto il mio dovere, ho studiato come era normale studiare. Arrivo alla fine delle scuole medie e faccio il mio bel esame di terza media. Anche mio fratello ha fatto l'esame di terza media. Poi vado al liceo. Vado al liceo, io scelgo di fare il classico, dopo 2 anni, esame di quinta ginnasio. Un esame, come la maturità, una piccola maturità sui primi 2 anni. Mio fratello, niente. E neanche io. Poi sono arrivato finalmente alla fine del liceo, esame di maturità, 4 scritti, 9 orali, su tutte le materie, con il programma non dell'ultimo anno, degli ultimi 3 anni. Vi faccio un esempio. Al liceo classico si studiava la Divina Commedia di Dante, che come sapete forse è divisa in 3 parti, che si chiamano cantiche. Ciascuna delle 3 parti è composta da 33 canti. Inferno, Purgatorio e Paradiso. Benissimo. Alla maturità si portava tutto il Paradiso, quindi 33 canti, 10 canti del Purgatorio e 10 canti dell'Inferno, fatti 2 anni prima. Avete presente? Questo su tutte le materie. Tutte. È stato mio fratello... Nuova maturità, 2 materie di cui una scelta. Infatti mio fratello è un po' un asino, ha fatto una meravigliosa carriera, brillantissimo, ha fatto molti più soldi di me, però meglio che non ci confrontiamo sugli aspetti culturali. Poi vabbè, io sono andato. Ultima cosa, il militare, servizio militare obbligatorio, io ho fatto 18 mesi, mio fratello 1 anno. Poi questo aveva 14 mesi meno di me, pensate come gli è andata la vita. Quindi è un attimo, tu sei tutto dopo mio fratello. Sì. Infatti io avevo la scuola media unica, poi un'altra cosa, e ne parlavo con gli studenti di prima, per diritto la maggiore età, 18 anni quando io andavo a scuola, ma prima 21. Era 21, vero? 21 con per di più delle discriminazioni fra uomo e donna vergognose. Ve ne dico una, un po' una roba intima, ma insomma tanto siamo tutti grandi. Avevo 21 anni, 21, 22, e naturalmente, mi piaceva le ragazze, cosa che non penso fosse nulla di male, insomma. E ci davo anche dentro, nei limiti delle mie modeste capacità. Durante la maturità, io avevo 19 anni. Durante la maturità conosco questa qui, che io trovavo di una bellezza folgorante. Per la verità lei non aveva mai studiato, quindi era pronta per la bocciatura. Io, sotto maturità, con tutto quello che dovevo studiare, trovavo il tempo come un cavaliere dell'antichità per far studiare lei. Mia madre mi diceva: ma sei cretino, devi fare l'esame, fregatene di quella. No, perché? La Cristina qui, la Cristina là. L'hanno naturalmente bocciata. Comunque,
Una bella sera ho chiesto e mi hanno detto: guarda che se vai nel tal posto, una piccola pensione, ti fanno entrare anche se hai solo 19 anni. Allora mi presento lì con lei, do la carta d'identità, saliamo su, che c'è? E dice: guardi, lei può stare, ma la signora no, perché è una donna. Pensate, pensate in che mondo. Non è che stiamo parlando del 1800, stiamo parlando del 1969, 70, Vabbè, dopo la cosa è cambiata, io sono diventato maggiorenne a 21 anni, naturalmente. Io 18. Mio fratello... A 18 anche lui? Sai che non lo so, non me lo ricordo. È nel 75 la riforma. Quindi è nel 75, 50, no, anche lui è diventato maggiorenne a 21 anni. Vabbè, però non è che cambiasse moltissimo, però insomma, voi a 18 anni siete liberi di scegliere di fare, noi fino a 21, zitti Mosca, giustificazione firmata dalla mamma. Vabbè. Nel libro c'è sempre la figura della nonna, parla e anche la mia di nonna, perché chi parla il milanese oggi? Io proprio per mia nonna, quando Bosisio, chi? Ah. Dimmi. Scrive della Shighera. La Shighera? Tua nonna parla. Certo. Ah, anche tua nonna parla milanese. L'altra è morta, quindi non credo parli milanese. No, sì. Però quella che hai parla milanese. Vabbè, ah, è una rarità oggi. È difficile. Ma è una rarità, sai perché? Perché mentre nel sud i dialetti hanno, e anche nell'est, Veneto, eccetera, i dialetti hanno ancora molta vita, per cui anche oggi tutti parlano il dialetto. A Milano non parla più nessuno il dialetto, anche perché di milanesi non ce n'è, ci è rimasti, ma poi non sono milanese. Lui dal cognome, tu sei proprio milanese. Ma io dal cognome sono milanese, ma i tre nonni su quattro erano emiliani miei, quindi milanese dove? L'unico milanese è quello che è morto, Motorino, quello lì. E questa nonna porta Bosisio e suo fratello dove? E anche qui è destino, perché lui è un regista di fama internazionale, l'opera lirica, La Scala. Sì, 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 questo è curioso, i giri della vita. Quando avevo 6 anni, mia nonna, che era una melomane, cioè un'appassionata di musica, molto competente, aveva un palchetto alla Scala e mi porta alla Scala la prima volta. Mi sono divertito. Poi altre volte mi sono molto annoiato, perché la prima volta era Hansel e Gretel, era un'opera gradevole. Quando poi mi ha portato a vedere i racconti di Hoffmann, ho fatto una cosa: il mio nonno, quello finto adorabile, siccome si rompeva le palle, lasciava davanti mia nonna con la sua amica e lui si metteva in fondo al palchetto dove è buio, no? Tirava sulle gambe e dormiva mio nonno, il quale era, signori, voi non ci crederete, ma in frac. Non so se sapete cos'è un frac. Il frac è un abito da sera tradizionale, strano, che se vedete ancora oggi in televisione un concerto e c'è un direttore d'orchestra che non sia proprio un pelacani, ha uno strano abito con un cravattino bianco, una camicia rigida e una giacca con le code lunghe nera. Quello lì è il frac. Ed era obbligatorio per andare alla Scala alle prime, obbligatorio per i maggiorenni. E dalle seconde in avanti, cioè non le prime rappresentazioni, si andava con lo smoking. Io a 14 anni ho avuto il primo smoking per questa ragione. Dopo tantissimi anni, 25 anni fa, mi sono trovato a iniziare a fare regista lirico, a ritornare in quel mondo dove vivo con molto piacere, anzi esattamente sabato parto per Cluj-Napoca, che è la capitale della Transilvania, dove è nato Dracula, lì, e vado a fare un Don Giovanni di Mozart. Sto lì 2 mesi a dirigere un Don Giovanni ed è una meraviglia, un divertimento straordinario. Si parlava poi anche di teatro, la prima recita l'hai fatta a scuola. Naturalmente. Allora, mi è difficile dire, la prima a scuola avevo 9 anni. Avevo 9 anni e la direttrice, si chiamava così allora, una certa signora Saturno, che aveva la passione per il teatro, tant'è che mi ricordo che un giorno sulle scale, sapete, noi scendevamo in fila per due con la maestra che ci accompagnava, poi ci fermavamo davanti alla porta
attenti, riposo, salutavamo e poi uscivamo, quindi si veniva giù tutti in ordine dalle scale. E una volta ho visto questa direttrice insieme a una signora bionda. Allora mi sono informato e mi hanno detto che era una famosissima attrice. E allora ho capito che lei era interessata al teatro, che a me è un po' così. Un giorno questa direttrice mi dice: senti, tu hai una voce abbastanza robusta, vieni a leggere alla radio scolastica. Cioè c'era una radio su ufficio e in tutte le classi c'era un altoparlante. E io cosa dovevo leggere? Delle poesie. Mi ricordo come adesso che la prima fu I due fanciulli di Pascoli. Pensate che mondo, vi rendete conto rispetto al vostro? Se uno dice, la preside che era qua, dice, tu vieni con me che ti faccio leggere I due fanciulli di Pascoli alla radio. Cioè dici, chiami l'ambulanza, pensi che lei sia diventata pazza. E invece era, a me è parso magnifico. E quindi, un paio d'anni dopo, tre, mi sono subito preso un po' di spazio, sono andato a lei e ho detto, senta una cosa, ma io vorrei fare uno spettacolo. E lei mi ha detto, uno spettacolo? Sì, perché io vorrei fare... Io amavo maneggiare i burattini, poi voglio fare una cosa con i clown. Questa qui mi ha detto, va bene Bosisio, fai. Allora io sono andato in giro per le classi, pensate, a cercare qualcuno che potesse essere adatto a stare con me e abbiamo fatto questo spettacolino. Mia madre si vergognò enormemente, disse che era una cosa vergognosa, orrenda. E vabbè. Invece io ho preso una medaglia d'oro, che ho ancora, e un diplomino che ho ancora, e questa l'ho presa facendo il mio primo spettacolo. In verità alcune cosette le avevo anche già fatte, poi ho continuato a farle nelle altre scuole, in collegio, l'anno che sono stato in collegio, poi al liceo avevo una compagnia teatrale e quando sono uscito dal liceo, anzi prima, l'ultimo anno di liceo, sono entrato nel teatro professionistico come assistente di un regista importante che si chiamava Fantasio Piccoli. Quindi lui ha detto che ha iniziato a lavorare a 14, io ho iniziato a lavorare a 18 e ho lavorato sempre studiando di notte, sempre. Okay. E non siamo morti. No, non siamo morti, anzi. Stiamo venendo. No, non spoileriamo tutto il libro perché ci sono tante cose, però te l'avevo già detto e non è un problema suo. Sì, poi aspettiamo le domande da voi. Io però vorrei che Mondadori facesse anche, perché arrivi fino a quando? Ai 18 anni? Arrivo fino ai 19 anni. Quello che è successo dopo, un altro volume che è un'altra parte interessante. Domande intanto ragazzi? Anche sul preside, perché io lo so che a voi interessa quella roba lì e non tutto il resto. Sì, poi ne parliamo. Chiedete quello che vi pare, quello che vi pare. Dimmi. Quando è stata la prima volta che hanno chiesto di interpretare il ruolo del preside? Allora, il ruolo del preside, quando mi hanno chiesto di fare il preside, sì. Questo. Allora, cioè, era esattamente 7 anni fa. Io ero, in quel momento, ero in Serbia e stavo facendo un'opera, stavo facendo Cenerentola. E mi telefona una mia ex allieva, una che si è laureata con me, io ho fatto il professore di università per 31 anni, insegnavo teatro, quindi c'è qualcosa. Questa qui, che mi ricordavo, mi aveva già chiamato 2 volte a partecipare a delle, come sai, come testimonial, a una trasmissione che si chiamava Le invasioni barbariche, che era sulla 7. Mi chiama, mi dice, ciao, sai, adesso io non sono più lì, lavoro per la RAI e quest'anno abbiamo deciso di fare una serie che abbiamo comprato in Francia. E siccome questa roba è sulla scuola, secondo me tu sei la persona giusta per fare il personaggio del preside. Io gli ho detto, scusa Roberta, ma io non faccio l'attore da, 50 anni. No, non so come me la caverò. No, io penso... Vabbè, dico, fai una cosa, mandami queste serie, francesi, inglesi, che le guardo. Le ho guardate e ho detto, a sto personaggio curioso, un pochino mi assomiglia per l'esperienza di vita, eccetera. E allora ho detto, proviamo. E ho provato. Devo dire che la prima volta ho proprio provato. Devo dirvi anche con un po' di preoccupazione. Perché? Perché finché tu, come sono stato io, sei preside... e hai una classe davanti o una scuola davanti, insomma c'è un gioco di forze, d'accordo? Forse oggi no, ma io ai miei tempi, come mi vedete in televisione,
se decidevo che uno andava sbattuto fuori, lo sbattevo fuori. Non è che poi avrei avuto la manifestazione sindacale o sarebbero venuti i genitori a lamentarsi. Lui arrivava a casa e prendeva due schiaffoni dai genitori, questo era quello che succedeva. Però dico, scusa, vado a farlo in televisione, questi non sono miei allievi, io sono un attore, perché mi dovrebbero mai rispettare? Non lo so, è successo questo. Cioè mi sono trovato effettivamente quasi come se fossi a scuola e mi sono divertito. Dopodiché l'anno dopo questi qui, che mi avevano pagato una miseria, ma io avevo anche accettato perché volevo, ero curioso, mi chiamano, ma mi chiamano a maggio. Io ho detto scusate, ma io quest'estate sono impegnato, non posso, perché si gira in luglio e in agosto. E quindi io il secondo anno non l'ho fatto, l'ho fatto un altro. Dal terzo anno mi hanno richiamato, naturalmente molto prima, e adesso ho fatto la settima edizione, credo che farò l'ottava, non che io abbia dei dubbi di farla io, spero che la facciano, non lo sappiamo ancora. Altre domande? Domande, di ogni genere e tipo. Non mi sembra che siate molto curiosi. Capito. Io voglio solamente sapere se, cioè, come ha detto lei, praticamente il collegio è stato preso da una serie TV. Sì, francese e inglese. Ma quindi che recitano soltanto proprio anche ragazzi? Cioè è un reality show o è tutto recitato? Allora, è assolutamente un reality show. I ragazzi non recitano un accidente, fanno quello che gli pare, purtroppo. E naturalmente poi fra di loro si stimolano, si spingono, si convincono. Naturalmente ogni anno che passa questi arrivano più preparati, perché quando arrivano si sono studiati a memoria le sette serie precedenti. Quindi arrivano lì, e questo un po' mi diverte, ciascuno di loro, o almeno molti di loro, convinti, dunque allora il mio personaggio sarà così, no? Io non so come sarà il loro personaggio, solo che sono sgamato, perché sono vecchio, io sono vecchi tutti lì. Quindi quando questi qui arrivano, dopo tre ore che fanno il loro personaggio, glielo smontiamo con le pinze il loro personaggio e succede quello che vedete succedere, no? Altra cosa è per noi, intendo gli adulti, che non recitiamo neanche noi, cioè non c'è un testo, voglio dire, non è che io imparo un testo a memoria, però ci sono alcune situazioni previste, per esempio i professori che devono fare lezione, so, quello italiano fa lezione su Foscolo, sa benissimo che deve fare lezione su Foscolo, se la prepara e la fa. Quello che però succede durante la lezione su Foscolo non è scritto da nessuna parte e lui deve reagire a quello che succede. Io ancor meno, perché a parte i discorsi, sa, inizio settimana, fine settimana, ultimo giorno, primo giorno, a parte quelli lì di cui mi danno una traccia, io improvviso, nel senso che io sto in un camerino, vestito, truccato e microfonato, dalle 8 di mattina fino alle 10 di sera o alle 8 di sera, ad attendere che succedano cose. Quando succede qualcosa, uno di giovanotti fa qualche bischerata, arriva come un fulmine nel mio camerino l'autore, ce ne sono diversi ma ce n'è uno che mi segue in particolare, il quale mi comincia a raccontare cosa è successo mentre la truccatrice mi ritocca il trucco, il microfonista mi cambia le batterie, la costumista controlla che la mia cravatta o la patta non sia aperta, che non è mai una cosa carina, e poi comincio a camminare verso il punto dove succede, dove devo incontrare lo o gli studenti. Fine della trasmissione, a quel punto io vado senza rete, cioè mi dicono è successo da qui fin qui, non buttarlo fuori, oppure buttalo fuori, ecco, questi sono gli ordini, non si va al di là di questo, poi come, se, in quale maniera, dipende da come vanno le cose. Quindi l'espulsione non decide? Assolutamente no, io non decido un accidente, niente, io partecipo gioiosamente, a volte un po' meno, delle decisioni altrui e le faccio mie dandogli una vita, cioè dandogli un significato, una modalità, anche un aspetto spettacolare. Non sono sempre d'accordo con le scelte che vengono fatte, ma il mio mestiere lì è far l'attore, non il preside. Ma
mi fa ridere perché per la strada vengo fermato regolarmente, ecco, certo. E vabbè, i ragazzini, i ragazzi come voi gentilmente mi fermano, vogliono fare un selfie, vabbè. Ma le mamme, ogni tanto mi ferma la mamma e mi dice: signor preside, mio figlio va male in matematica, cosa mi consiglia? Di parlare con un professore di matematica, io cosa c'entro? Cioè, capito? Cioè, scambiano la funzione con la persona. Ma questo è normalissimo, normalissimo. Mi fa sorridere, non mi dà nessun fastidio. Combinazione, ho fatto anche il preside nella mia vita, quindi non è che so cosa rispondere, però. Altro? Nessuno che mi chieda se faremo un altro collegio, strano. Se è la prima domanda che mi fanno per la strada, non lo so, mi spiace. Ma scusa, questa poveretta è la tua vittima, non ho capito. Dagli uno schiaffo. Che le faccia lui le domande. Eccola lì, brava. Si imponga, signorina. Parità di sessi, io adesso posso ammazzarla di botte. Guardi, parità dei sessi senz'altro, ma il mondo è delle donne, caro amico. Prenda nota. Dal collegio. Prenda nota di questa mia frase. Dal collegio. Se la ricordi, il mondo è delle donne. Prenda nota. Noi siamo convinti, ma noi maschietti. Prego. Ma quando all'inizio del collegio sempre veniva ogni momento registrato, mi sentivo, non sentivo un po' imbarazzo. No, allora guardi, qui mi soccorre un'altra roba. Io ho fatto per 8 anni il regista in Rai, quindi sono sempre stato abituato a avere le telecamere di fianco, in mano, decidere e non decidere. Nella mia vita avrò fatto, non esagero, 2000 interviste, avrò fatto non so quante lezioni davanti a 500-700 studenti, che erano quelli che avevo. Io ho avuto circa 15.000 studenti da professore universitario, quindi si figuri, non mi fa paura neanche un dinosauro. Non solo, ma non le dico che io non le considero le telecamere, perché questo sarebbe sbagliato. Io le considero perché so dove sono e mi muovo di conseguenza. Per esempio non guardandole mai, non ho mai guardato lui da quando sono qua. Non è che non la sento la telecamera, la sento, ma ci sono delle regole. Ma i ragazzi, questo è curioso, dopo poco che sono lì non se ne rendono più conto. O fanno finta, ma non capisco perché, perché fanno delle robe di notte, per esempio, ed è chiaro che è tutto registrato, si sa, ci sono le telecamere su tutti gli angoli dei muri, però loro fanno tutto e poi negano, cioè uno rompe una porta pedate e naturalmente viene ripreso dalla telecamera. Io faccio un processo per sapere chi è stato, sapendolo, perché noi abbiamo le telecamere, quindi lo sappiamo benissimo chi è stato, però faccio un processo, arrivo... scusa? Ci sono le telecamere dappertutto. No, io non le vedo perché vanno in regia le telecamere, anche perché sono 20 o 30, quindi figurati. Però quando succede qualcosa, all'istante gli autori vanno su e vedono tutto. Quindi siccome gli autori sono la testa, ripeto, non io, io immediatamente so chi è stato. Allora mi diverto anche un po' a interrogarli, quelli che dicono non sono stato io, siamo stati tutti. E questi scemi non si rendono conto che io ho già visto tutto, quindi so perfettamente di cosa stiamo parlando. Questo è. Comunque a me non dà fastidio le telecamere. Prego. Scusami? Per squadra tifo? Allora, no, ti spiego. Se c'è una cosa che non so perché non mi è mai interessata è il calcio. È il calcio. Quindi io non vado, non vedo le partite, non le vedo in televisione. Quando ero piccolo mia mamma mi ci portava credendo che fosse una cosa che mi piaceva, come il pollo arrosto. Mai piaciuto, però me lo davano. E andavo a vedere il Monza, che adesso è tornato famoso, che all'epoca era della... si chiamava Simmental Monza. Mia mamma era amica dei padroni della Simmental. Poi mio padre era interista, mia madre era juventina, ma io me ne fregavo completamente. Poi ho avuto due figli, entrambi milanisti, fortemente milanisti. E allora, siccome io... ho amato i miei figli come nient'altro al mondo, mi prendevo la rottura di palle di portarli allo stadio.
Poi, siccome avevo molti amici a Canale 5, a Publitalia, eccetera, mi davano anche i biglietti in tribuna. Però io, che sono sempre stato uno che non vuole buttare via il tempo, portavo con me una tesi da correggere, le tesi di laurea. Così come qua. E quindi, mentre loro guardavano, mi ricordo questi giocatori strani, eccetera, io correggevo le tesi. Quando li portavo, altro divertimento incredibile, a Gardaland, i miei figli amavano molto, io li portavo a Gardaland, mi portavo la tesi, siccome io odio le giostre, mi mettevo sotto la giostra a correggere le tesi. Loro erano felici, io facevo il mio dovere ed ero felice di farli felici. Quindi ho fatto finta di essere milanista, ma per amore. No, credo che sia una bellissima squadra il Milan, per quello che ne so. Poi? A me piace il tennis, tantissimo. Ecco, io guardo il tennis in televisione, molto. Mi piace molto Sinner, in questo momento è il mio idolo. È insopportabile, è orrido. Ma poi è una brutta persona, il comportamento che ha avuto per la storia del vaccino. Ma non si può. Bisogna anche ricordarsi che se per disgrazia o per fortuna nella vita diventi uno visibile, quello che tu fai rischia di diventare un esempio. Quindi che lui per cavoli suoi pensi di essere Novax, il problema è suo. Se però la regola è che devi essere vaccinato per fare una roba, ti vaccini, oppure non la fai. In più, se fai la porcata che ha fatto lui, tu fai un esempio al mondo intero di come non ci si deve comportare, a prescindere dal vax, no vax. Se c'è una regola, è quella, capisci? E siccome io, nel mio piccolissimo, ogni tanto vengo considerato, mi pongo sempre il problema di cercare di non dare degli esempiacci, se riesco. E poi? Rischiate di dover tornare in classe, ragazzi, vi dico solo un po'. Volevo. Ah no, ecco. Là. Sì. Urli, signorina, sono sordo. Sì, non sentiamo. Io non sentito. Non si sente, se vieni qua. Alzatevi, alza il sederino. Alzati e vieni pure qua. Bravo, guarda qua. Grazie. Bravo. Un po' cavaliere, insomma. Guardi, la signorina ha un bacio dipinto sul seno, è per lei. Vada. Di nuovo. In base a cosa vengono presi da lui a colei? Allora, la prima cosa fondamentale è che non li scelgo io. Questo lo dico perché molti mi dicono come faccio a venire, proprio appena sono entrato qua è la prima cosa che mi hanno chiesto. Non li scelgo io, anzi io li vedo durante il primo incontro che voi vedete in TV. Prima non li vedo. 3 giorni prima mi danno le foto con i nomi, perché io imparo i nomi a memoria, che io devo già sapere quando iniziamo. Fine. Quindi io non li scelgo. C'è una squadra di selettori che lo fanno di mestiere, fanno casting, fra i quali c'è Luca Busso, che è l'autore principale, c'è una certa Cora Sironi, insomma un gruppo di persone che a seconda degli anni fanno le selezioni, i provini a Milano o anche in giro per l'Italia. Pensate che prima del Covid si è arrivati ad una situazione addirittura paradossale, hanno visto 20.000 ragazzi per sceglierne 22. Poi col Covid ovviamente ne hanno visti 500 per sceglierne 20 e adesso non so come stia tornando la cosa. Come si fa a entrare? Bisogna semplicemente fare una richiesta all'azienda che produce, che si chiama Banijay Italia. Pubblicano comunque online i bandi, non l'hanno ancora pubblicato quest'anno, ma adesso arriva. Secondo me essere quello che si è, non cercate di presentarvi come dei fenomeni, perché i fenomeni finti a loro non interessano, allora interessano le persone particolari. Io non so chi di voi sia particolare. Conosco io, qualcuno c'è. Tu potresti, ma sicuramente qualcuno c'è, ma poi si può essere interessanti perché si è dei somari, perché si è molto intelligenti, si può essere interessanti per molte ragioni.
vengono scelti questi qua, ne scelgono una quarantina e poi li stringono fino a 24. Scusami? Se porti clienti, cioè clienti, se porti visualizzatori, se porti. Se poi la gente ti guarda. Se sei un personaggio. È tutto il contrario, cioè i ragazzi vengono lì per ottenere visibilità. Che non è una, non è in sé una brutta cosa. Anch'io quando ero piccolo volevo vincere nelle sfide, però non lo facevo per avere un numero di persone che mi applaudivano, ma per avere io la mia vittoria. Io oggi ho alcune centinaia di migliaia di come si chiamano, follower, ma non me ne frega rigorosamente niente. Cioè io sono io, anzi, per fortuna sono io nonostante i follower, che poi se volete seguirmi mi fate un piacere per motivi tecnici, di lavoro, ma a me non frega nulla di avere i follower. Mi piace incontrare i ragazzi, dimmi. Parla nel microfono. Eccolo lì, vedi, funziona così. No, allora io volevo sapere qual è stata la sorta che, cioè la favolata che l'ha fatta più ridere, ha fatto da una ragazza, un ragazzo, magari un gruppo di studenti nel collegio. Guarda, ho una risposta abbastanza immediata. Vi ricordate Giulia Scarano? Sì, mamma mia, che figlia! Allora, la piccola Giulia da Manfredonia, Puglia, intanto è arrivata al collegio portandosi Ocaccio Caval. Dico, ma che te ne fai di Ocaccio Caval? Un affare così di formaggio. Che mi piace. Dico, ti piace, ma non è che puoi portare in camera Ocaccio Caval. E lei è stata sequestrata. Ocaccio Caval e molte altre cose. L'ha mangiato lei? No, mai. No, sai cos'è? Che dopo lei è andata a rubarlo. È andata a rubarlo per mangiarlo, perché non ne poteva più di non mangiare un cacio cavallo. Comunque, la Giulia era una ragazzina tremenda, ma intelligente e anche simpatica. Perché ce ne sono state altre insopportabili. Vi dico, con alcune, tenere le mani ferme, non dargli un ceffone, mi costa uno sforzo notevole. Credimi, è che ho un contratto che se tocco un ragazzino vado in galera. Ma la Scarano, un giorno, non so se ve la ricordate, stavamo dando, credo, le pagelle di metà corso e la sua amica è venuta dentro da noi, eccetera, ed è stata respinta, cioè non le abbiamo dato il passaggio dalla prima alla seconda metà, in quel caso davano una giacchetta. Questa è uscita, l'ha raccontato alla Giulia. La Giulia è entrata come una pazza, c'ero io, i professori, tutti chiusi dentro, si è appoggiata così davanti a me sul tavolo dicendo: senta un po', preside, ma lei come si permette di non dare la giacca alla mia amica? Cioè mi ha attaccato, io non riuscivo a stare, mi veniva da ridere come un pazzo. Va bene. Poi anche lei, siccome una ragazzina come altre, ha fatto delle gran cagate dopo. Però ecco, questo è uno degli episodi che ricordo con più simpatia, e lei è una di quelle che ricordo con più simpatia, non perché sia stata una delle migliori allieve, altre sono state le migliori allieve. Poi? Se non c'è più niente, bene. Dico io una cosa, poi chiudiamo tra un po'. Microfono. Porta il microfono. Grazie. Allora, gli studenti, loro sono giovani e se vi faccio alcuni nomi, beh, magari qualcuno dei miei lo sa da me o da qualche altro collega, ma persone che a voi magari non dicono niente. Questo signore ha lavorato, e la cosa ha stupito anche me, intanto con il regista teatrale, soprattutto, più grande del 1900, che era Giorgio Strehler, che io non posso dire di avere conosciuto, l'ho visto una volta, anche se Paolo Pilliteri, l'altro Paolo, ce l'ha ben impresso, me lo ricordava un paio di settimane fa, era in un'occasione molto strana, quando lui in conferenza stampa annunciò
il cambio, oggi cambiano tutti i partiti, lui passò dal Partito Socialista al Partito Comunista, una cosa del genere, sì. Ma non posso dire di averlo conosciuto, l'ho visto, ma non l'ho conosciuto, lui l'ha conosciuto benissimo, poi ha lavorato con i più grandi attori del Novecento, penso, ecco, forse quello che voi conoscete di fama è Paolo Villaggio, poi il regista Maurizio Michetti, fortunatamente vivente, Mariangela Melato, ecco, di Melato Arbore, che ho sentito per un'altra cosa, è stata la compagna di Arbore, e Arbore, vorrei fare questa domanda a Bosisio, diceva, a parte le ragioni affettive, ma come mai è così dimenticata rispetto ad altri? Io ho conosciuto Mariangela Melato quando ero una ragazzina di 25 o 26 anni e io ero assistente di Luchino Visconti, un altro grandissimo artista, regista, e abbiamo fatto uno spettacolo a Milano la cui protagonista giovane era lei, poi c'era Adriana Asti, c'era Franco Interlenghi e non so, forse basta, e lei era una meravigliosa ragazza con i capelli neri e gli occhi verdi, molto solare, abbastanza in carne, cioè un'altra persona rispetto a quella che voi, se l'avete conosciuta come attrice cinematografica, avete conosciuto, bionda, con le mesh piuttosto secca, spigolosa, un'altra donna, irriconoscibile, però già allora era bravissima, era anche molto simpatica, molto disponibile. Io ero un ragazzino cretino e lei mi ascoltava, mi parlava, cosa che Visconti non faceva certo, il compagno Visconti. Dunque invece, perché? Perché lei non è stata un'attrice di teatro, ha fatto un po' di teatro, poi ha fatto molto cinema e poi è tornata in teatro da vecchia. Il cinema che ha fatto lei, a parte qualche occasione, per esempio i film molto divertenti e belli della Bert Müller, ma lei ha fatto molto cinema con il suo fidanzato, che all'epoca era un grande regista, ma che faceva dei film insomma difficili, quindi non ha goduto di una grande popolarità, però per essere onesti, il Piccolo Teatro di Milano, che ha, dopo che è morto Giorgio Strehler, ha intitolato la Sala Grande a Strehler, la Sala Storica a Paolo Grassi, che è quello che ha fondato il Piccolo Teatro con Strehler, ha intitolato il Teatro Studio, che è il terzo teatro del Piccolo Teatro di Milano, a Mariangela Melato. Lei non era nemmeno, insomma, qui ha lavorato solo con Ronconi, lei al Piccolo ha lavorato solo con Ronconi una volta, quindi non molto, per cui le è stato comunque tributato un bell'onore, insomma, avere un teatro milanese pubblico intitolato è una bella cosa. È stata una grande artista, anche una donna molto simpatica, devo dire. Un'altra donna fortunatamente vivente, e penso che loro la conoscano perché è ancora in televisione, che io conosco, anche tu hai conosciuto, non è un'attrice, è una cantante, Ornella Vanoni. Beh, qui direi che più che la conosco. Ornella Vanoni è la migliore amica di mio fratello e quindi ce l'abbiamo per casa perennemente. È una grandissima artista, una donna di notevole intelligenza e di grande cultura, matta, sì, difficilmente gestibile, e a passare una serata con lei può essere un divertimento eccellente o un inferno. È una donna davvero molto strana. Con tutto ciò, siccome ha 88 anni compiuti, lei fa ancora concerti dal vivo, ne ho sentito uno recentemente, vi assicuro, meravigliosi, pieni di giovani fra le altre i suoi concerti. Non so se avete presente chi sia Ornella Vanoni, però tantissimi giovani la seguono. È stata una grandissima cantante dei miei tempi e lei è stata anche la donna di Strehler. Per cui è anche una bravissima attrice, lei fa la cantante, ma è una bravissima attrice, sì. Molto interessante la Ornella, e ancora oggi, a differenza di tante altre che non so, sono morte oppure sono ancora lì, ma insomma, ecco, lei è ancora un'artista viva, che dà qualcosa. Ha fatto un bellissimo disco quest'anno, premesso che i dischi non li sente più nessuno, ma insomma ha fatto ha registrato un album, si dice così, molto bello,
voglio dire. E quello che mi ha stupito appunto che quest'uomo che ha lavorato con Giorgio Strehler, che è il più grande regista del Novecento, con tutti gli attori famosi, poi fa il collegio e diventa una star, una cosa un po' strana, ha colpito anche me. Di solito non chiedono mai l'autografo a un dirigente scolastico, a un professore. Purtroppo i dirigenti scolastici intanto fanno degli autografi che non sono affatto graditi agli studenti quando li devono fare. No, adesso devo dire che nessuno mi chiede l'autografo, in realtà vogliono tutti fare i selfie. Io in primi tempi mi offrivo di... No, qualcuno me li chiedeva, a dire la verità, i primi anni, ma adesso rigorosamente sempre solo selfie, che sono anche più comodi, perché fare gli autografi è faticoso, invece il selfie, un bel sorriso e via che si va. È stata una scoperta che per me non me lo sarei mai immaginato, come sempre ne sono felicissimo, perché a volte mi dicono: ma lei è scocciato che la fermano per strada? Ma no, ma perché dovrei essere scocciato? Mi fermano con simpatia, vogliono fare un selfie con me, sono in genere, nessuno mi manda a dar via i piedi, che voglio dire, io fra l'altro non è che sono un personaggio così facile. Cioè, come personaggio sono un personaggio severo, duro, ruvido, per cui poi uno può anche capire che dietro io per i ragazzi ho un debole, lo si capisce se si guarda bene la trasmissione. Però non è che sono un personaggio, un pappa e ciccia, che lo dice perciò che sei simpatico, no. Nonostante il mio personaggio, ho la fortuna, perché la reputo una fortuna, di essere fermato da tanti di voi e di poter passare con voi qualche momento. Lui è fuori corso, sì, non è un... Tanto circa questo personaggio, io ho conosciuto il collegio perché mio figlio si stampava davanti ogni martedì sera, io lo prendo in giro, poi una volta detto, per vedere un po' di che si tratta. Quello che piace è che questo prestito, il tuo personaggio, severo, non umilia mai i ragazzi, se ho capito bene, vedendo quelle puntate. Cioè la famosa dai la seconda possibilità, la seconda chance, questo secondo me conquista tantissimo, conquisterebbe anche me che ero la mia età. Sono una parola sui nonni, non mi aspettavo quello che avete detto sui nonni. E dopo Sanremo, che non ho visto quest'anno, però ho letto che il Blanco sulle rose e tutte queste cose qui. Una mia amica e collega che tu conosci, Gabriella Pelliconi, in una media inferiore a Pesaro, ha fatto un gioco, è andato in una insegnante di psicologia all'università e fa un gioco in una classe, credo prima media o seconda, non di più. Cioè, allora, ognuno deve scegliere un personaggio del visivo, un cantante, pardon, e l'altra squadra deve indovinare a seconda delle domande, un gioco che facevamo anche noi, per carità. Ma la sorpresa di questi ricercatori di psicologia all'università, sapete una squadra chi aveva scelto come personaggio, come cantante? Raffaella Carrà. Allora io ho pensato, ma questo povero Blanco che rompe i fiori in quel modo non lo sa che deve gareggiare nell'immaginario dei ragazzi con Raffaella Carrà, che semmai quella non anche dei genitori, ma dei nonni per l'appunto, sì. Che quando ballava con il pellico fuori avevo 12 anni e vede i nonni. È una cosa da problematizzare, con l'importanza dei nonni con i nipoti, che cosa passa da generazione all'altra. Grazie. Non avere i nonni è davvero un peccato, davvero. Almeno non averne uno, perché averne tre o quattro tutti validi è un'esagerazione. No, ma però non saranno tutti e tre lo stesso, ne hai tre sei fortunato, però magari ce n'è uno o due che, no, con i quali hai un rapporto più bello. È il rapporto, guardate, lasciatemi insistere su questa parola, è il rapporto, sono i rapporti, cioè i contatti con le altre persone che contano nella vita. E che ci fanno crescere davvero. La scuola fa quel che può, ma non è lì. E in più avete visto che disastro con la didattica a distanza. Cioè i ragazzi si sono rinchiusi in se stessi, la scuola ha perso in quei due anni completamente la sua funzione. Perché non è che basta studiare la lezioncina o farsi spiegare il logaritmo, ma quello che conta soprattutto è quella roba lì, fra di voi. Fra di voi con me, fra di voi i vostri professori e la vostra dirigente scolastica. La parola rapporto è fondamentale, quella è la vita, noi non siamo animali solitari, noi siamo gregari, noi siamo animali sociali e se siamo privati
della socialità, qualche volta sono cavoli nostri, ce lo siamo cercati, siamo finiti. Allora, un'ultima considerazione e ritorno su quello che dicevo all'inizio. La scuola è un momento formativo, ma è un momento durante il quale si fanno anche le conoscenze che poi durano per una vita. Anche la casualità che una sua ex studentessa poi lo chiama al collegio, vedete? È tutto un giro. È un po' cambiata la scuola, ma quando un professore, un dirigente scolastico vi riprende è per il vostro bene, non dovete vederla come una cosa. Vabbè. Ecco, c'è una cosa che qui sentiamo il professor Bogisio, non me l'ha raccontata lui, me la raccontava, però era molto più vecchio di noi, un giornalista, Gianpaolo Pansa, che quando lui era in università. Però quanti anni aveva Pansa? Ah, un po' più di me sicuramente, sì. Non 2000, diciamo che sarà uno dei 40. C'era un professore che mi aveva fatto anche il nome, che poi fu anche un deputato della Repubblica Italiana, il professor Firpo, che insegnava istituzioni di diritto privato. Firpo? Sì, Firpo. E iniziò la lezione un giorno parlando del mais. Dopo 20 minuti una studentessa alza la mano e dice: ma professore, cosa c'entra? E lui risponde: non c'entra niente, ma qui io sono il professore. Ecco, non esiste più forse questa autorità oggi? Questo autoritarismo, no? Perché uno può dire quello che vuole, a domanda, ma perché me lo sta dicendo, io lo devo spiegare, se non lo spiego sono colpevole. Devo dire che i professori universitari anni fa, forse anche adesso, soffrivo un po' di onnipotenza, delirio di onnipotenza. Uno arrivava a fare il professore all'università, cosa non facile, si sentiva un padre eterno. Non è vero. I professori universitari, io lo sono stato e lo sono ancora se volete, sono dei normalissimi, diciamo così, intellettuali che hanno dedicato la vita all'insegnamento esattamente come i vostri professori e che per varie ragioni sono arrivati a insegnare ad un altro livello di età, anche perché sono forse tante volte più ricercatori che non professori, ma non sono niente di speciale questi professori, quindi quando uno fa il pistola mandatelo al diavolo, anche se è un professore. Basta che abbiate dei rapporti, e quel non avere rapporti secondo me è grave. Vabbè ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qua, grazie dell'attenzione che mi avete dedicato, fate i bravi, fate anche i cattivi. Ma cercate di stare fra di voi, che è la cosa più bella del mondo. No, ma poi c'è lei che ci pensa. Ho già visto che ha timpra questa vostra dirigente. Facciamo un applauso. Grazie. Grazie molto. Ecco, adesso ci saranno i selfie. Grazie. Grazie molto. Grazie. Grazie. Carini. Attenti, eh? Sì, molto, assolutamente. Non hanno fiatato.